Il Teramo cade a Padova dopo aver resistito per quasi tutta la partita, la pressione biancoscudata via via più forte col passare dei minuti. Ci pensa l'ex pescarese Ciccio Dettori a condannare il diavolo per l'ennesima volta e a stoppare l'inviolabilità di Narciso che si ferma a 252 minuti. Ugo Lotti sceglie ancora Sansovini insieme a Barbuti nel 3-5-2 in cui Scipioni prende il posto dello squalificato imparato a destra con Carcalis confermato sull'out mancino. Ed è proprio il giovane esterno a costruire con Barbuti una ghiotta opportunità al 16esimo con Sansovini liberato dall'assist del numero 15, ma la battuta volante del centravanti non inquadra lo specchio della porta. Il Teramo approccia anche bene la gara, ma già ad inizio ripresa la squadra di Brevi con la coppia Alfa Game Decenco inizia a suonare la carica. Al 47esimo è straordinario Narciso a chiudere la strada proprio a Decenco con una risposta superlativa. Biancoscudati sempre più pressanti, il Teramo arretra e subisce paurosamente con la conclusione larga di Mandorlini al minuto 54. Ugo Lotti mette mano alla panchina con Baccolo per Amadio e Petrella che entra al posto di Sansovini, ma ancora a Padova al 65esimo con Alfa Game. Narciso si oppone con i pugni alla sua conclusione. Diavolo alle corde che avrebbe bisogno di un guizzo per cercare di spaventare i padroni di casa. Ci prova Di Paolo Antonio al 70esimo con un break che non impensierisce Bindi prima del gol partita del 72esimo. Lancio preciso di Derisio che pesca in area la sponda di Alfa Game. Dettori capisce le intenzioni del compagno di squadra, si avventa sul pallone e scarica alle spalle di Narciso il pallone dell'1-0. Ugo Lotti allora si gioca la terza e ultima carta con Tempesti per Scipioni, ma è sempre Padova, 2 dal 90esimo a rendersi pericoloso, prima con il neo entrato Neto Pereira, la cui forbice termina solo di un soffio al lato, e poi con Alfa Game, che spreca l'opportunità più nitida di calare il bis che avrebbe chiuso prima una gara che però termina con la sconfitta, la 13esima del Teramo in campionato. Qualche risultato favorevole sugli altri campi lascia ben sperare, ma l'arrivo domenica prossima del Super Venezia di Pippo Inzaghi agiterà i sogni in settimana del tecnico biancorosso.